Voi dite, no? Perché non ti sei visto tutta la partita e non ci hai portato i post partita ieri? Perché ieri si era fatto tardi e dovevo andare a dormire. Poi, perché stamattina non hai portato il post partita? Perché stavo a scuola e poi ho avuto il raffreddore, infatti ce l'ho ancora, come potete vedere. Noi parliamo di Atletico Madrid-Juventus innanzitutto, incredibile partita della Juventus, eccezionale, scusate un attimo. Eccomi ragazzi, allora dicevo, prestazione superba di quella della Juventus, forse anche migliore di quella del Napoli, fatemi sapere se ha giocato meglio la Juve del Napoli o se è il Napoli che ha giocato meglio della Juventus. Sicuramente la Juventus ha avuto una partita più difficile rispetto alla nostra, anche se la nostra era contro i migliori d'Europa, però andare a Madrid, fare due gol, pareggiare 2-2 al 90esimo, peccatus, era sul 2-0 con Cuadrado che fa un gol degno di CR7, che poi a un certo punto, all'ultimo secondo, subito dopo il gol di Correa, che Trevisani si mette a urlare Ronaldo! E ora voi direte, perché lo sai se non ti sei visto la partita? Perché ho visto gli highlights stamattina prima di scendere, quindi ho sentito che il Trevisani si è messo a urlare Ronaldo! E poi si è girato verso i tifosi e fa così. Vi siete cagati sotto? Vabbè, sì. Immagino. E dunque, poi parliamo dell'Atalanta che a sorpresa, dovrei dire, ha preso quattro pappine dalla Dinamo Zagabria, esordio amarissimo in Champions. Adesso vediamo a San Siro cosa succede nella prossima per l'Atalanta. Secondo voi l'Atalanta riuscirà a passare il girone? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e soprattutto fatemi sapere se anche le altre tre italiane riusciranno a passare il girone. Noi ci vediamo dopo, verso le 8-9, per un nuovo video. Si tratta del post partita della Lazio. Bella!